Salve a todos, yo soy el jugador solidario e bienvenidos a questo nuovo episodio de El Asesino 2. Più o meno l'ho detta corretta, basta minchiate. Salve a tutti, sono Don Gamer e benvenuti in questo nuovo episodio di Hitman 2 in compagnia del signor 47, anzi del signor 47. Allora, come potete capire, siamo tornati in Colombia. L'ultima volta che siamo stati qui abbiamo fatto un poker di omicidi. Vi ricordate, abbiamo fatto anche una bella doppietta direttamente qua con quella statua. Ah, che bella la Colombia. Buono, allora, vediamo un po' che missioni possiamo affrontare quest'oggi per tentare di far fuori il nostro trio di narcotrafficanti. Diceci il signor Rico Delgado, Jorge Franco e Andrea Martinez, detta Giovanona Coscia Lunga. Allora, ne avevamo già fatto 4 di storia della missione, ma ci resta l'escursionista, sommerso e terreno sacro. Terreno sacro non mi dispiace, credo sia dalle parti del cantiere in cui ancora non siamo stati. Allora, dobbiamo ascoltare un discorso dei tizi qua. Aspetta, aspetta, faccio finta di venire qua a fare la pipì. Cioè, hanno soldi anche qua dietro sti tizi. Allora, dovremmo uccidere Andrea Martinez con questa nuova storia della missione? Il sito di costruzioni locale ha bisogno di una pulizia spirituale. Eh beh sì, sono le famose donne delle pulizie spirituali. Chi non ne ha una in casa? Dunque, Andrea Martinez vuole che lo sciamano locale si liberi degli spiriti. Perché? Presso il cantiere. Quindi ha ordinato ai propri sicari di andarlo a prendere. Mi par giusto col sicario, ovvio. Anche contro la sua volontà, se necessario. Ti consiglio di mischiarti in questa faccenda, 47. Dopotutto, liberarsi delle pessime influenze è ciò che sai far meglio. Ah, sì, normalmente sì. E anche tirare oggetti alle persone. Allora, credo che lo sciamano sia il signore che abbiamo incontrato qua l'altra volta, che c'erano tutti che si facevano di droghe pesanti. Guardalo, guardalo come è ipergasato. Questo non è uno sciamano, è un povero pirla. Signori, quante droghe non vi siete calati voi altri? Posso sedermi anch'io? Signore, anch'io voglio droghe, mi dia droghe anche a me. Scusi, ma sono droghe o sto preparando la minestra per stasera? Perché non ho capito. Ok, il tizio si sta allontanando. A quanto pare sono più droghe in mezzo alle sue droghe. Diamogli magari una mano. Vediamo un po', di sotto c'erano dei fiorellini. Ce ne sono tanti tanti tanti. Se gli aggiungiamo un pochettino più di droghe, vedi che trip mentali non gli facciamo fare. Ok, bravo. Tizio al momento giusto e gli aggiungiamo un pochettino di fiorellini all'interno. Perfetto. Ah, ne ha aggiunti un po' anche lui? Io non la berrei quella roba, tizio. Tizio no. Oh, ma porco cane. Signore, che fa? Assaggia? È sicuro? Che dici? Un po' più di peperoncino in mezzo a quella droga? Ok, ho la vaga impressione che il nuovo composto non andasse molto bene. Che dice, signore? Ha un colorito strano, in effetti. Sta andando a vomitare al fiume, mi sa. No, nel cesso! Signore, ho il rimedio contro l'overdose. Il sugo di pomodoro, si fidi. Ok. Guarda che non ha neanche rotto la lattina. Che fortuna, aspetta che la recupero. Ma soprattutto gli sciuliamo anche i vestiti. Ecco qua. E adesso, 47... Vergognati di te stesso. Cioè, io capisco che gli spacciatori non devono avere la faccia più affidabile di sto mondo, ma voi comprereste droga da un tizio vestito così, onestamente? Da queste parti sì, a quanto pare. Hola chico, come stas? Ah, mi ha riconosciuto veramente. Eh sì, la pozione, ma lascia stare, erano droghe. Cioè, questi li allevano i fiori. Guarda, ce li hanno fuori casa. Ma dimmi te, è bello che ci siano di due tipologie. C'è quello velenoso, emetico, che quindi ti pigli la squaraus, ma di brutto brutto. E poi c'è quello anche letale. E loro te lo tengono così tranquillo tranquillo. Buono, allora dobbiamo andare quindi dalla Martinez. Ma posso entrare? Ah, ok. Non mi controllano nemmeno. Buono, allora la Martinez è al piano di sopra. Aspetta che magari metto via i fiori. Salve. Ciao, Giovanona Coscia Lunga. C'è la segretaria brutta peraltro, eh. The workers there uncovered a pile of old bones and they've taken the opportunity to grab some undeserved recreation. Beh, mica scemi, eh. I need you to go over there as soon as possible and... Ah, la bacchetta magica intende il mio... Ok, ok, ho capito, nessun problema. Ok, ed eccoci finalmente al cantiere che e dobbiamo parlare quindi con il capo squadra. Io spero non mi percutiscano l'entrata. Salve, buongiorno. Eh sì, con la Maria, lui e tuo padre e la Maria si conoscono da parecchio tempo. Perfetto, perfetto. Cioè, mi piace, fanno entrare tutti lo spacciatore. Una roba incredibile, ma che posticino peraltro. Siamo sotto la villa di Delgado. Ok, peraltro, riuscirò a prendere un rospo. Oh, queste sono le ossa umane che hanno trovato. Signorina, non è sicuro star lì. Aspetta, aspetta, c'è una gru con dei carichi sospesi. Allora, intanto iniziamo il rituale, vediamo come procede. Ma 47, voglio dire, cosa fai? guarda come si è gasato 47. Tutti dicono che figata. E brava la signorina che si è messa in posizione. Un bel colpo e
Oh, ma come sul tutto accadere? Ma sapete come funziona da ste parti? Sono cose costruite un po' alla buona. Poi la signorina era da una botte via, siamo onesti. Ma che peccato. Io ho fatto il rituale, ragazzi, ma non posso prevenire la sfiga e gli incidenti, Come sta? Sta bene la signorina? No, che peccato. Guardate, abbiamo già le ossa, buttate il cadavere dentro, siamo a posto. Ok, ho ricaricato anche un attimo la partita, perché adesso la Martinez, in teoria, oltre al fatto che più volte si metterà sotto quel carico, continuerà a gironzolare per il cantiere. E ho notato quello. Quella è una betoniera. Buenos dia, signor, gradisca un pezzo de cocco. Cocco bello, cocco. Perfetto, e ora mi posso rubare il vestito. Ma magari nascondiamo il signore da qualche parte. Ecco qua, tizio, rimani qua dentro, che almeno non rischi che ti cada qualcosa in testa. E adesso io dovrei poter tranquillamente... Oh, c'è qualcuno che mi può riconoscere. Anche quello mi può riconoscere. Dannazione, volevo attivare la betoniera appena possibile. Se il tizio si levasse dalla ciolla non sarebbe male. Ok, il tizio si è spostato e ora attiviamo la betoniera. Signora, le vuole una leggera maschera facciale? Altro che maschera facciale. Ha fatto direttamente un volo. Mi è piaciuta ancora più della cassa in testa. È stata troppo bella. Buono, allora, era da tanto che volevo fare la storia della missione sommerso. Un progetto segreto? Sicuramente merita attenzione. Dunque, un impiegato del cartello dei Delgado è rimasto ferito mentre lavorava a un progetto segreto nelle caverne al di sotto di Santa Fortuna. Sembra interessante, potrebbe essere utile trovare la casa di quest'uomo 47. Potrebbe essere la chiave per accedere al cuore del cartello dei Delgado. Eccola qua, questa è la moglie del tizio che si è quasi giocato un braccio mentre sistemavano sottomarino. Perfetto, se seguiamo lei scopriremo dove abitano. Ok, ecco la moglie del tizio che sta arrivando effettivamente alla casa. E ho visto che c'è anche uno dei mercenari di Delgado. Sì, vuole evitare che vada a spifferare qualcosa a qualcuno. Il marito è in casa. Guarda, si sta nascondendo. Signore, ma non si vergogna, ma venga fuori. Ma che fa? Si nasconde. Signore, guardi, sono un po' medico. Il sugo di pasta italiano è dimostrato scientificamente che aiuta con la guarigione. Guardi, si mette anche qua dentro, che la temperatura aiuta a cauterizzare le ferite. A posto. Ok, il militare se ne sta effettivamente andando. Che vuol dire che la signora è in casa da sola? 47, grimaldellagli tutta la porta. Salve signora, sono un venditore porta a porta di sugo. Questo è un campione omaggio, tutto per lei. Ok, chiudi tutto. Chiudi tutto, perfetto. Facciamo una bella cosa, nascondiamo la signora nel forno. No, nel forno non mi pare il caso. Tattica della vita, lasciamo la signora stordita lì. Ci mettiamo in parte la padella e diciamo che è stato il marito. Perfetto, è la tattica perfetta. Allora, vediamo di rubargli i vestiti da ingegnere del sottomarino. Olè. 47, ma i peggio vestiti c'hai quest'oggi, A posto. Aspetta che c'è un pescatore che è qua sotto. Signor, se gusta un po' di sugo. Para. No, niente da fare. Non ho fortuna, non riesco ad affogare i pescatori dalla distanza. Allora, a quanto pare l'entrata segreta alle caverne era sotto il bar. Ma sì, vi ricordate? L'altra volta siamo entrati qui e abbiamo steso di brutto il tizio. Io posso passare? Davvero, porco cane, non ho la chiave della porta. Signor, salve. Se può levares dalle sballes che devo entrare. Allora, mi sa che ancora una volta dovremo disattivare il quadro elettrico al tizio. Così lui viene a controllare e io posso scassinarmi la porta in toda tranquillità. Perfetto, bravo signore, lei si diverta. E io intanto dovrei poter scassinare senza che nessuno mi vecchi. Vai 47, vai 47, ok. E ovviamente denaro dovunque. Sti tizi c'hanno denaro dovunque, è una roba incredibile. Allora, l'entrata dovrebbe essere da queste parti. Vediamo un po', aspetta. Quella cosa è un attimino sospetta. Forse se giriamo la valvola qui si apre la porta segreta. Vai, non ci credo mai nella vita. Sì, peraltro, completamente insgamabile, con tutto lo sgrattamento sul pavimento. Salve, buongiorno anche a lei, Ok, ora siamo nelle grotte, perfetto. E dobbiamo trovare il sottomarino, non siamo mai stati da queste parti. Stiamo solo attenti che non ci riconosca nessuno. Dio, inquietante, sembra il livello in Italia di Hitman 1. Ed ecco là il sottomarino, buongiorno. Moderno, Guarda che bestia di roba. Cercano a portare la roba negli Stati Uniti con un sottomarino è praticamente fatta. Oh, aspetta che c'è un tizio che mi può riconoscere, sì. Quel tizio là mi può riconoscere, non si sa perché. Allora, a quanto pare dobbiamo disattivare il limitatore del motore, perché l'ultima volta ha fatto rompere tutto. Quindi il prossimo furbacchione che ci salirà a bordo rischia di farsi parecchio male.
Vediamo un po', posso metterci mano? Sì, cacciavite mancante, oh dannazione. Ed ecco qua il nostro caro buon cacciavite. Prendi tutto, 47. Vediamo se ci sono altre cose che ci possono servire. Ho trovato un pacchetto di cocaina. Porto via per ricordo della Colombia, sapete com'è. Ok, porto via anche il secondo pacchetto di cocaina perché c'ho una brutta dipendenza, ok? Non giudicatemi. Buono, ora che abbiamo tutto, in teoria non ci resta che disattivare il limitatore. Ed è fatta, in teoria nessuno sospetta di noi visto che siamo elettricisti. Vediamo un po'. Mi piace come 47 lo sa far tutto, è una roba incredibile. Lui svita due robe e sa esattamente quello che deve fare. Buono, ora dobbiamo parlare con la guardia per chiamare Enrico Delgado. Signor, bisogno del signor Delgado. Para. Oh, ed ecco laggiù il signor Delgado. Salve signor Delgado, come va col tatuaggio? Mi hanno detto che ha avuto problemi l'ultima volta. Ok, vediamo un po'. Cosa faremo? Oggi facciamo esplodere tipo il sottomarino in faccia. Sono curioso di sapere. Guarda, come è tutto gasato. Tutto bene, signore? Sì, si fidi, si fidi. Cioè, scusi, guardi che mi sa che lui preferisce il sottomarino alla moglie. Mobbe, dettagli. No, così perso un braccio, ma tranquillo. Ah, ne ho causati di peggiori. Vediamo chi ride fra poco, furbacchione. Ok, faccio partire il tutto, signore. Ok, allora, lì c'è anche un indicatore di potenza. Presumo che non potremo andare oltre il 4. Ok. Allora, se premo G, oh, aumenta già subito. Oddio, oddio, vibra. Bravo signore, lo ascolti da vicino, vado a mettere la testa nel rotore dietro. Sono già al massimo quasi signore. Guardi, vola tantissimo, aspetti che metto 4. Vedrà come vola adesso signore, resti lì e lo vedrà come le vola in faccia praticamente. Oh oh, oh oh, mi sa che si stacca veramente, oddio, oddio. Signore, tutto bene? Ah! Quell'uomo si è preso letteralmente un sottomarino in faccia. Non è una cosa che dici tutti i giorni. Ok, chiavi di una macchina sportiva. Facciamo che magari mi allontano. Non vorrei che sospettassero di me in effetti. Guarda, recupero anche un po' di documenti, tanto che ci siamo. Buono, purtroppo siamo rimasti senza datore di lavoro. Uno spiacevole incidente. Otto, guarda, un altro po' di cocaina. Prendo questo panetto per un mio amico. Fidatevi ragazzi, buono. Ora dobbiamo trovare una via d'uscita. Aspetta un secondo, vediamo un po' cosa c'è anche da queste parti. Avevo detto che mi piacerebbe anche ucciderlo con l'ippopotamo. Oh, buon salve. Aspetta un secondo che c'è il coso delle telecamere. Veloce 47, veloce 47, veloce 47. Che c'è il tizio che si gira. Ok, oh madonna, è entrato uno adesso. Dove va? Sta andando a chiamare i soccorsi? Ok, sistema di sorveglianza intanto disattivato. Così, siamo a posto. Quindi c'era un altro sistema di sorveglianza oltre a quello a casa di Giovanona Coscia Lunga. Buono sapersi. Dicevo, mi piacerebbe anche ucciderlo con gli ippopotami. Buono, ora dobbiamo andare dal signor Jorge, che ci farà l'ultima storia della missione, che si chiama escursionista. Con che faccia? Questo signore già si è calato 36 spinelli stamattina. Mi sa che questo ci porta dietro la farmacia, scommettiamo? E neanche a farla apposta siamo dietro la farmacia, ma guarda un po'. Buono, 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 vediamo allora di raggiungere questo escursionista. Credo che il signore sia dalle parti dell'ostello, eccolo lassù, perché questo è uno dei punti di partenza di 47, che è proprio sopra la piazza. Dov'è che lo contrabbandi, scusi? Ok. Oddio, non mi dire che c'era nel chiurlo. Signore, gli si è rotto tipo il preservativo con la droga nel chiurlo? Un trafficante di droga si deve incontrare con Franco, ma deve prima aggiustare il suo campione. È un po' tardino, eh. Dunque, uno spacciatore proveniente da Sapienza, ma guarda un po', proprio tutti i punti proprio Sapienza, sta sperimentando un nuovo metodo per esportare la cocaina a marchio Delgado in Europa. Applicando la sostanza in statue folcloristiche colombiane, ricoperte di una speciale vernice che evita la rilevazione degli stupefacenti, questo spacciatore sta viaggiando per il mondo testando il suo metodo. Tuttavia, all'arrivo ha rotto la statua e deve ripararla prima di incontrare Franco. Ah, non gli si è rotto il coso nel culetto. Ok, a posto, perché sono cose che capitano, allora, fin tanto che è distratto, io gli entro in camera senza un minimo di rispetto e nessuno ha notato niente. Allora, ah, eccolo qui, è un autobus. Souvenir di cocaina rotto, glielo devo manomettere. Ah, la devo avvelenare. Possiamo andare di emetico oppure di letale. Però servirebbe anche della colla. Potremmo in effetti anche ripararglielo dopo. Allora, glielo avveleniamo con qualcosa di letale. Probabilmente il tizio... Ah, perché dopo andare a leccarsela. Ok, e ora devo trovare della colla per ripararlo. Ok, buono, ma per fortuna c'è il nostro negoziante di fiducia, che sicuramente ce ne potrà vendere un po'. Aspetta un secondo, lui mi può riconoscere.
Questo è un bel problemone, dobbiamo trovare un nuovo vestito. Ragazzi, mi serve una delle vostre divise, la scambio con un po' di cocaina. Prendi la cocaina. C'ho cocaina anche per te, c'ho cocaina anche per te, tizio. Sì, fatela tutta. Senti che roba buona, è roba buona questa, eh. È di un intenditore lui. Però ho dovuto sprecare due panetti e metto un po' mi dispiace. Ma vabbè, senti, mi servono dei vestiti. Buono, così travestito non dovrebbero rompermi le scatole. Buenos días, signor, necessito della colla. Sa, per sniffare. Ma porco cane. Al meccanico? Guarda tappi. Oh, anche lei ha giocato a Fallout, vedo. Bravo signore, metta da parte i tappi. Signor meccanico, buongiorno. Necessito colla. Mi dia tutta la sua colla. Do you sell glue? Alla puta. Ah, beh, a me puta non me lo dici, ciccio, eh. Buono, la moglie del tizio si è allontanata. Signore, signore, la scambiamo per un po' di cocaina. Avanti, è solo della colla. È solo della colla. Top, pigliati tutta la cocaina, maledetto tossicodipendente. Porco cane, aspetta un secondo. Mettiamolo magari qua dentro a smaltire tutta la tossicodipendenza. A posto, tutto bene, quel che finisce bene. E almeno ho la colla di cui avevo bisogno. Mio Dio, che casino. Per un po' di colla. Ma dimmi te, davvero, qua non si fanno problemi per la cocaina, ma la colla va fuori di testa. Buono, vediamo di tornare nella camera. Peraltro il figlio di Fiore anni 60 non so neanche che boia di fine abbia fatto. Ecco qua, e possiamo riparare il souvenir con la colla. Vai 47. E vediamo un po' che piccolo miracolo che fai. È diventato anche più piccolo misteriosamente. Però abbiamo il souvenir alla cocaina. Olle. Ora devo travestirmi da hippie. Ok, mettiamo via intanto il souvenir. Dove è finito, signor hippie? Buon salve. Allora, lo dobbiamo attirare in camera. E c'era effettivamente la radio sveglia. Ok, vedi che si dà una bella svegliata anche lui. Bravo tizio, vai a controllare la radio sveglia. Io intanto ho la tattica della vita. Servizi camera, buongiorno, salve. Signore, ho la lattina che aveva richiesto. Eccola qua, tutta per lei. Aspetta, vado a spingere la radio sveglia se non arriva l'altro tizio. Non si sa perché. Appo. Lattina anche per te. Te devi farti i cavoli tuoi. Maledetto rompiscatole. Ma porco cane, ma perché la gente non si fa i cavoli propri? Guarda un po' sti tossicodipendenti, come si riducono. Le droghe fanno non male alla salute di più. Buono, e adesso posso travestirmi da hippie. 47 hippie edition. 47 proprio non ti dona sto vestiario. Aspetta che intanto gli recuperiamo anche la chiave. Ok, sembra che il nostro amico hippie sia comunque autorizzato a passare all'interno delle caverne. Ad averlo saputo prima? Sì, sì, nessuno sospetta di lui. È un fattone. Scusate ragazzi, devo rifornirmi la scorta di droghe. Le ho finite, le ho già offerte a tutti gli amici. Mi piace quando vai in cucina e trovi subito la ricetta della cocaina. E quella là sotto non è farina, ragazzi miei. Ok, intanto sto trovando anche panetti di cocaina come non ci fosse un domani. Scusate ragazzi, mi serve quel panetto lì, grazie, molto gentile. Signor Jorge, buongiorno, come va? Tutto bene? Despite an annoying delay, it's si fidi, è una bomba. Quando si sniffa sta roba non si snifferà più nulla. Posiziona la statuetta rotta sul tavolo. Oh oh, il problema è che ci ho messo cose letali. Mi sa che lo stecchisco all'istante. Potrebbe essere un problema. Sì, però sarà meglio che mi trovo una via di fuga molto rapidamente. Signor Franco, vedo che lei c'è ancora la passione del pantaloncino corto e ciabatta. Sì, tipo sandalino, ma vabbè, tagli in mezzo al fangume. Gli tia una bella sniffata, una bella leccata, quello che le pare, se la fichi nel retto, non lo so. Faccia qualcosa con quell'autobus. Poteva anche evitare di romperlo, sa quanto mi è costata la colla. Ok. Ok, com'è? Senta, lo sento in mezzo ai denti, che buona. Ne tiri su un altro po', beh certo, no? Aia. Oh oh. Ah oh. Che spiacevole incidente. Ne aveva tirate su troppe di droghe. Ed è morto male male. Ma guardate che bella cosa. Hanno messo il signor Franco dentro una busta. Come la droga. Oh, tutti i suoi sogni si stanno realizzando. Arrivederci, signor Jorge. È stato un piacere conoscerla. E tanto che ci siamo, io entro un attimino nella villa di Delgado. Perché volevo rubargli la sua macchina che è laggiù. Secondo me ce la possiamo fare. Guarda, se nessuno dei giardinieri si accorge di qualcosa. Signore, le ho portato la roba buona. Oh, sta coca sta facendo veramente dei morti, Ok, a posto. Ora va molto meglio. E abbiamo 47 versioni giardiniere con tanto di cocaina in mano. Ma soprattutto dovrei potermi avvicinare al garage, rubare la macchina. Oh, quelli sospettano. Rubare la macchina di Delgado senza troppi problemi. Aspetta un secondo, faccio il giro un po' più lungo. Ma la macchina di Delgado gliela rubo io. Porca di quella porca, è una questione di principio. Arrivederci fessacchiotti. Mi piace che nessuno ferma il giardiniere che esce con la macchina sportiva. No, loro tranquilli. Ma siete scemi nel cervello.
Ok, torniamo velocemente in missione per un'ultima particina. Ho fatto infiltrare 47 come operaio edile, come potete vedere, in modo tale da essere più vicino alla zona con l'ippopotamo, che dovrebbe essere da queste parti. Allora, facciamo attenzione, perché un po' di gente purtroppo ci può riconoscere. Aspetta che c'è la rana, aspetta che c'è la rana, prendi la rana, 47 la rana. Ok, ho preso la rana, yeeey, finalmente sono riuscito a prenderla. La posso veramente tirare addosso a qualcuno, ho un rospo in mano. Buono, ragazzuoli, io vado in pausa prima, ci vediamo. Allora, se ho capito bene, dovrebbe essere da quella parte, là al di là della cascata. Come ci arrivo però? Aspetta, c'è un tronco? Vediamo se abbiamo modo di far muovere il tronco sparandogli. Beh, 47, magari abbassati che non ci notino. In teoria, se spariamo al cordino... Ok. Sì, se sembra muoversi. Si ferma il tronco, vero? Dimmi che sbatte tipo lì. Olè. Veloce 47, passa Citroen. Ok, a posto. Ora dobbiamo vedere di infilciarti di nuovo nelle grotte. Guarda che roba, c'è un accesso alle grotte anche da qua. Però è pieno zeppo di guardie. Se uno dei due si muove, aspetta, forse possiamo passargli dietro. Non giratevi. Ah, ci sono anche i Batman. Ok, forse possiamo passare da questo lato e comunque raggiungere la zona. Se trovassi un costume non è che mi incacchio. Guarda, è una zona con reperti e tutto. Sì, di là ci riporta ai laboratori della droga, il che vuol dire che a sto punto l'ippopotamo deve essere da questo lato e comunque dalle parti della giungla, come potete vedere, perché l'animale l'hanno tutto incantato. Ah, eccolo lì! Eccolo lì, perfetto, pita, signore, non si giri proprio adesso. Ok. Delgado nutre l'ippopotamo con molta carne e ciò, secondo quanto Kito negli appunti, altererebbe il comportamento dell'animale. Sta sempre per conto suo ed esce solo quando attirato dall'odore della carne. Gli appunti concludono che l'animale deve aver sviluppato una specie di dipendenza. Ah beh, da una parte abbiamo gli umani che si troccano di cocaina e qui abbiamo l'ippopotamo che si fa in vena di carne. Sussurratore agli ippopotami. È là dentro, è vero, è là dentro. Ah, loro non sanno che bisogna dargli la carne. Allora, aspetta che recupero un po' di frutta nel frattempo. Signori, se però vi levate dalla ciolla, cortesemente. Buono, il sussurratore di ippopotami se n'è andato. Non mi resta che la guardia. Aspetta un secondo. Signore, gradisca un bel cocco. A lei il cocco piace, vero? Ok, aspetta che raccolgo anche tutti gli oggetti. Perché sennò, quando qualcuno arriverà qui, partiranno i big sospetti. Lui lo possiamo tranquillamente nascondere qua dentro. Io gli rubo i vestiti. Così che nessuno dovrebbe sospettare di me. Olle! Ah, eccola qua la carne, osso carnoso. Forse così riusciamo ad attirare fuori l'ippopotamo. Ciao piccolino, la vuoi una bella carnina? Vieni qua, prendi l'ossicino pieno zeppo di carne. Ha funzionato? Ah, mi sa di sì, dove è andato, signore? Non lo vedo più. Ora della pappa, dov'è? Ah, è in agguato lì, sì, ok. Questo coso vuole carne, è diventato carnivoro. Altro che l'anguria. Ok, il tizio è arrivato qua tutto stupito. Oh mio Dio, è uscito, come sarà potuto accadere? Buono, vada a chiamare il signor Delgado cortesemente, che vorrà accarezzare la piccola, tenera, docile bestia. Siamo dietro la tenuta di Delgado. Ecco dove siamo. Non sono mai stato da questa parte. C'aveva la barca il fettecchione. Oh, questo lato posteriore della villa non l'abbiamo mai controllato. Ed ecco laggiù infatti il signor Delgado, sempre col tatuaggio schifo. Guardalo com'è contento. Signore, ce l'ho fatta. Non mi deve più uccidere. Riesco a parlare agli ippopotami, gli sussurro cose, ci faccio le cosacce. E lui tutto contento. Anch'io voglio farci le cosacce. Porco cane, facciamo un bel festino. Signor Delgado, che piacere vederla in vita. Come va col sottomarino? Guardi, giochi con l'ippopotamo che si tira un pochettino sul morale. Salve, buongiorno. Signore, se si prende lei il merito, giuro che la stendo male. Sì, ha fatto tutto lui, capo, si fidi? Ma certo, io lo farei comunque, tanto che ci siamo. No, col cacchio, scusi, paghi me. Sono stato io, signore, sono stato io. Ah. Ma porco cane, perché nessuno mi dà mai ascolto? Signore, perché non resta qua con noi lei? Resti cortesemente, dopo la vengo a prendere. Signor Delgado, faccia attenzione perché la bestia è un attimino cazzereccia, Guardi, bisogna dargli da mangiare così, glielo faccio vedere io. A posto. Vai a giocare con Papino, no? Arrivederci, signor Delgado. Perché non gioca un po' con l'ippopotamo? Aia! Ah, direi che dargli da mangiare carne potrebbe non essere stata la migliore delle idee. Scusi, signore, ma non mi piace proprio quando la gente si prende i meriti e anche i miei soldi. Quindi si diverta anche lei con l'ippopotamo. Ciao, piccolino, ti ho dato un altro po' da mangiare. Lui gradisce? Lui gradisce. Peraltro notare che c'è anche la scarpa galleggiante, ma vabbè, dettagli. Allora, io direi che anche per questo secondo episodio extra di Hitman 2 è tutto. Siamo usciti a uccidere il nostro trio preferito di narcotrafficanti in maniera sempre più creativa, addirittura anche con l'ippopotamo. Cosa vuoi di più della vita? Guarda, l'ippopotamo è contento. Buono, se anche voi vi siete divertiti, lasciate un bel mi piace, continuare la serie. Condividete fino a crescere e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!